cosa nasconde Lion? Io che ne so. Oggi lo scopriremo grazie a Visto Avvistato, che questa serie vi sta piacendo tantissimo. Quindi ringraziamo Visto Avvistato e direi subito di guardarci il video. Ma prima scrivete qua sotto nei commenti il prossimo youtuber che volete vedere e magari scoprire le sue verità nascoste. Cominciamo, un bel mi piace al video e se non sei iscritto iscriviti. Cosa stai aspettando? Su. Eccoci qua, verità nascoste su Lion. Abbiamo 3 video freschi freschi. Ci siamo. Ho paura di aprirli. Questo qua, ragazzi, addirittura ha 502.000 visualizzazioni. Attenzione agli occhi rossi. Ho paura, apriamolo. Salve, buongiorno, buonasera. Salve, buongiorno, buonasera. Oggi scoprirete le verità nascoste su Lion. Siamo pronti. Guardate tutto il video, sì. Poi capirete. Vai. Tutti conosciamo Lion when gamers fail, yeah. Ma nessuno conosce le sue intenzioni. No. Lion è andato nella Riviera Romagnola, no! Per una missione di Minecraft. No, raga, ma è venuto vicino a me! Raga! Una missione di Minecraft. Perché solo collegandosi dalla Riviera Romagnola si può trovare un super mega minierone su Minecraft. Ma chi è che ha scavato lì? Però prima di collegarsi ha Vuole deciso diamanti, di fare raga. Un ballo. Il ballo del leone. E consiste nel farsi crescere la criniera di 6 metri. Ma chi è Max? Ma cosa? Però c'è un problemino. C'è un problemino. Perché se Lion dovesse trovare quella miniera, il mondo diventerebbe tutto come Minecraft. No! Cioè pixelato. Non farlo! Lion trova la miniera. No, subito Lion, dopo, no! Boom, tutto il mondo diventa pixelato. Non ci credo, raga. Explosion. Tavoli pixellati. No! Nuvole pixellate. No! Foglie pixellate. No! Pixel pixellati. No! È un problema che non si può sostenere. Ma come? Ora Lion è quasi arrivato alla Riviera Romagnola. No, così raga, no. Subito. Treno per Milano Cadorna. No, altro no, treno fermatelo, per Milano, raga. Centrale. Altro treno per Bologna Centrale e infine Rimini. Okay. Ecco Lion, sta accendendo il PC, no, con il no, telecomando, non farlo, come no. Se fosse un televisore. Lo vedo dal mio dispositivo super tecnologico. Wow. Corro verso di lui per dirgli che fermalo, non può trasformare ciampo. Comincio a pensare che ho fame e vorrei una piadina. Forse è meglio mangiarla dopo. Ma non no, so, dopo la piadina, devi Lion. Salvare il mondo. Incrocio Lodovico Wenzi, ma uno cosa dei componenti c'entra? Dello stato sociale. Gli chiedo una foto e gli dico che sto per ma fare no, la cacca canzone 3 in versione rap. Lui si congratula con me e se ne va. Ma perché io devo guardare questi video? Intanto scrivo la canzone per questo video e ci metto circa 5 secondi. No, 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 mi la ricordo canzo... che dovevo fermare Lion. No, corro no. Ancora più veloce, ma no, mancano no. 200 metri per raggiungerlo. Muoviti. E lui sta per trovare la super mega miniera. Non farli mancano trovare la miniera. 20 secondi ora che trova la miniera. Non riuscirò mai a raggiungerlo. Così utilizzo un ripetitore per disturbare le frequenze wifi. Raga, che ma ansia. Non funziona perché non è attaccato. Non funziona, con il raga, Ethernet. Che ansia. Così corro più veloce. Si sente un rumore fortissimo, no, raga. Un boato, perché ho rotto il muro del suono. Sono arrivato. Vabbè. Scusa Lion, volevo dirti che lui si gira e nel mentre trova la miniera. No! No, non ci sono riuscito. Ormai Lion ha trasformato tutto in pixel. No, non e farlo, in realtà Lion. Lui nemmeno lo sapeva. No. Quindi non ha nessuna colpa. È non colpa lo sapeva mia. Lui. Ma ho la soluzione. Non può finire così, potrei raga. Tornare indietro nel tempo e non fermarmi a fare il selfie con Lodovico Guenzi. No. Così almeno riesco a risparmiare qualche secondo. Non penso sia possibile fare i viaggi nel tempo. Però lo farò in velocità per 20. No, non pe... Ma non è possibile. Scusa Lion. Ma chi ha scritto sto copione? Scusa Lion, no, volevo dirti che potresti modificare tutto il mondo in pixel. No. Spegni tutto, non spegni, devi trovare spegni. La miniera. E la sua risposta: e ancora una volta hai salvato il mondo, Visto Avvistato. Grande Visto Avvistato. Finalmente ci sono riuscito. Ce l'ha fatta. Ho fatto una canzone no. Mentre rincorrevo no, Lion. No, no, non c'era bisogno. Ecco Lion è in miniera romagnola, è quella la riviera. Il leone ha 6 metri di criniera, poi lui balla, balla in balera. Il leone. Raga, andiamo avanti. Andiamo avanti. Le verità. Ma dove erano le verità? Dove erano? Se lui non c'entrava nulla. Perché questa miniera, se era sta miniera nella riviera romagnola. Se già una miniera, vabbè, lasciamo perdere. E se qualcuno la scopriva, faceva diventare tutto il mondo il mondo di Minecraft. Ma non sono verità nascoste. Cioè, lui non c'entrava nulla, non voleva far nulla. Andiamo avanti, va. Salve, popolo di internet. Salve. Lion ha vinto il sondaggio. Okay. Quindi, verità su di lui. Ok. Vai. Guarda il video fino alla fine, perché è importante. Va bene. Tanto dura poco il video. Dura Lion, poco. Ormai tutti lo conosciamo. Ok. Gioca a Minecraft, sì. Among Us, Among Us e altri giochi. E altri giochi. Però un giorno, circa 3 settimane fa, cosa ha fatto? Lion si è svegliato no. E aveva sonno.
Strano, vabbè, perché aveva dormito 8 ore e 25 minuti. Strano, infatti. Pensò bene di cambiare strategia e dormire 10 ore. Ma no, è un po' ma troppo, niente, 10. Si svegliava e aveva sempre sonno. Ma no, ma c'è qualcosa che non così va. Così decise di usare 3 cuscini in più per dormire. 3 cuscini in più, e infatti. E da quel momento riuscì a svegliarsi sentendosi riposato. Oh, ma erano i cuscini. Ma dopo 3 giorni tornò a sentirsi assonnato. Ma no, ma c'è qualche problema. Boh, così. Così, da quel momento, cominciò a prendere il cuscino di tutti gli esseri viventi su questo pianeta. No, raga! Oh mio Dio, vuol rubare tutti i cuscini a tutti! Perché non riesce più a dormire bene, ma sta cosa è da pazzi! Andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 5 milioni. C'è pure il mio di là, non cuscini. C'è più! 10 milioni, 1000 milioni. Ma quanti ne vuoi di sti cuscini? Milioni di cuscini. Riuscirà a dormire? Non ridere. Non è una bella cosa. No, non sto ridendo. Ascolta questa canzone che ho no, fatto no, io no! Su questo fatto. No! Dopo aver preso tutti i cuscini da dalla terra li ha portati proprio a oh, carina, eh? Su e sul divano, ma ne ha milioni di vabbè, basta, basta! Milioni. In sto momento sarai senza i tuoi cuscini. E non li ho più. Perché l'agno li ha presi anche i vicini. Li ha rubati ai vicini. Soluzione è fare la cacca. Ma perché deve rubare i cuscini? Basta! Sentito? Sì. L'unica purtroppo soluzione è fare la cacca sul tavolino. No! Perché a tutti fa schifo la cacca. Cioè, non proprio a tutti. Ma come non però proprio a tutti? Vabbè. Vabbè. Sì. Però a Lion fa schifo. Beh, direi. Quindi lui non si avvicinerà al cuscino. Perché cioè, fa se rima sporco di tavolino cacca vorrei vedere. E se fai la cacca su una cosa che fa rima, boom. Ma cosa? Explosion. Lion non prenderà più i cuscini. Ma cosa? Cosa però sei? Bisogna fare qualcosa anche per Lion, perché lui ha sonno, si sente assonnato. Ho capito, ma non può rubare i cuscini. La soluzione? Beh, canta con me questa canzone. Lion, wow, ti sentirai, wow, wow, riposato, wow, wow. Ripetete. 3, 2, 1. Lion, wow, wow. Ti sentirai, wow, riposato, wow. Ecco, così tornerà tutto alla normalità. Sì, come no, eh. Grazie a questa canzone anche Lion potrà sentirsi riposato. Quindi l'abbiamo aiutato. Non come Nobita. No. E raga, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato tutti i cuscini e abbiamo fatto dormire Lion. C'è un altro video. Bienvenido a everyone. Bienvenido. Le verità nascoste su Lion bollivano in pentola. Ci siamo. Adesso ve le dirò tutte. Oh, finalmente. Vai. Uno youtuber quasi francese, ma un po' italiano. Forse italiano, ma direi che in realtà è sardo. Ah, beh. Perché, come ben sapete, il sardo è una lingua, l'italiano un dialetto. No. È vero, sì. A parte queste presentazioni pronte alle azioni di Amazon e forse anche a Rio, tipo la casa di carta, tipo Marco Carta, tipo Manco Canta. Ma quello non era Marco meglio se mi fermo. Lion, chiamato anche VGF, Lion, ha preparato, a suo dire, cosa ha fatto? Una pozione mitigatrice. No! Che farebbe diventare i cocomeri tutti pixelati. No, come ma basta con sto pixel! Il gioco pieno di ma pixel neanche che piace pixel a tutti dal 1920, tipo quando c'era gli U4316. Sì, sì, ora va vi bene racconto com'è andata. Ero su un jet sopra la casa di Lion. Ma mi sono buttato giù con il paracadute. Ma no! Ero pronto ad atterrare, ma ad un certo punto no, no, ho dimenticato no il paracadute. Il paracadute! Chiamo il mio agente segreto Cartellone. Cartellone, vieni subito qua che sono allora, volete che continuo il video? Va bene, solo per voi, ok? Nadia, sto volando, cioè, sto volando. Sta volando. Ho dimenticato il paracadute, vieni qui. Ma perché qui vuole trasformare i cocomeri in sono per terra. No, veloce, no! Grazie Cartellone. Cartellone l'ha salvato, appena mi raga metto vicino alla base segreta di Lion, lui ha urlato: e ancora una volta giocherò a Minecraft. Tutti okay i cocomeri diventeranno pixelati. No. Esce Gunuvrage Jibuddha. Questa è la formula di Lion e significa che tutti i cocomeri diventeranno pixelati, marci e con l'odore di cipolla. Ma no, ma che schifo, raga. Ecco, bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa, non è prima possibile. Prima di tutto guardate in cucina se i cocomeri sono normali. Andate a vedere subito se i vostri cocomeri sono normali, altrimenti è brutta la situazione. Che significa che il maleficione non è ancora arrivato. No. Però se vedete un pixel, solo no un pixel, no, significa che bisogna urlare Polenta Valsugana! Polenta Valsugana! Così tornerà tutto normale. Così torna tutto normale, ok. Il video è finito, ovviamente è ironico, ah, si scherza. Saluto. Ah, non pensavo!
Scherza, saluto Fabio Fais che ha lasciato più di 420 commenti. Fabio Fais ha lasciato più di 430 commenti. Ciao Fabio, ti saluto anch'io. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto il prossimo youtuber e scopriremo i suoi segreti più oscuri. Ciao.